Buongiorno a tutti, oggi vi spiegherò come mi sono impegnato nella creazione del terreno. Ho diviso il video in due parti, in una prima parte ci saranno le slide con la spiegazione, nella seconda parte troverete dei video. Se volete saltare direttamente ai video potete cliccare sul link in descrizione. Per il colore di fondo ho usato l'aerografo con dei colori della Castel, partendo da un verde scuro, un giallo ocra e poi fino ad arrivare a varie tonalità di marrone. Questa è stata un'ottima occasione per fare pratica e testare le sfumature utilizzando l'aerografo. Per i sassi ho frantumato del brecciolino con la mazzetta, riducendo le grandezze che variano dai 2 mm, che sono circa 17 cm reali, fino a 6 mm, che corrispondono a mezzo metro. Poi ho steso del vinavil a pennello e ho aggiunto uno strato di terreno in un mix personale di sabbia gialla e rasante cementizio grigio ruvido. Diciamo che per testare il tutto, lo terrò sul plastico per 6 mesi, dopodiché se non appariranno crepe o altri problemi, si può utilizzare come metodo. Infine, con il contagocce ho utilizzato la solita miscela al 50% acqua e vinavil e qualche goccia di detersivo per i piatti. Una volta asciutto, in alcune zone ho ripetuto questa operazione altre 2 volte per dare un maggior rilievo al terreno. Ad essiccazione avvenuta ho applicato l'erba di diversa lunghezza, partendo da 1,5 mm con un effetto prato fino a 9 mm e con diverse sfumature più gialle vicino ai binari. Come vegetazione ho aggiunto dei fiorellini gialli vicino ai ciuffi d'erba più rigogliosa e poi ho aggiunto anche qualche cespuglio. Ho poi modificato un alberello Faller con del muschio tritato e ho ricoperto la base del tronco con la parte marrone prodotta sotto al muschio. Sul tronco dell'alberello ho praticato un foro e alla base ho incollato una signorina avvenente. Nel foro ho inserito uno stuzzicadenti e questo espediente mi ha permesso di ruotare l'albero, dargli una maggior robustezza in caso di urti accidentali e sfilarlo in caso di manutenzione. Come potete vedere, adesso sto procedendo a stendere del vinavil puro con un pennellino e poi in seguito procederò ad applicare il terreno. Una volta finito di stendere il vinavil, procedo a mano libera a spargere il terreno direttamente sul tracciato, come se dovessi salare un'insalata, quindi senza utilizzare un dosatore.
Nel mix preparato ogni tanto troverò dei frammenti di sassolini e scarterò magari quelli eccessivamente grandi, posizionandoli così alla rinfusa. Nella parte a destra potete vedere la realizzazione terminata, mentre in questa fase sulla sinistra potete vedere come sto applicando col contagocce la miscela di acqua e vinavil sul terreno appena posato. Per dare maggiore rilievo, ho effettuato una seconda passata di terreno e in seguito nuovamente passato col contagocce acqua e vinavil. Eccoci alla terza ed ultima passata di terreno. Lasciamo asciugare tutto per 24 ore, dopodiché procederò ad applicare l'erba. Ecco, nella parte più esterna della curva potete vedere l'erba già applicata e asciutta. Adesso sto procedendo a inserire l'erba nella parte più vicina al binario e per questa parte utilizzerò dell'erba più gialla, quindi mischierò un pelino di erba verde con la maggior parte di erba di color giallo. Come applicatore di erba ho utilizzato uno strumento autocostruito con un generatore di ioni negativi da 6 kV. Qui è alimentato a 12 V e la resa mi sembra veramente discreta.
Ecco, in alcuni punti dell'erba ho effettuato un secondo passaggio con dell'erba più chiara da posizionare all'interno dei cespugli. Al termine ho utilizzato un aspirapolvere per raddrizzare gli steli dell'erba ed eliminare quella in eccesso. Passiamo adesso alla parte più esterna del tracciato, dove posizionerò una striscia continua di erba. In questa parte verrà poi posizionato un muretto direttamente a contatto con il piano. Gli steli d'erba utilizzati in questa fase sono da 9 mm ed è stata mischiata erba verde con erba più gialla. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!